RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. RLB che radioattiva la notizia, buongiorno. Siamo la stazione radiofonica con l'unica redazione giornalistica, quella anche del giornale qui Cosenza, che si occupa realmente dei problemi della nostra collettività di Cosenza, della provincia, e questa volta insieme ad un interlocutore che tutti conoscono proprio perché è un interlocutore di d'eccezione, il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli. Buongiorno Franco. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Denuncia il caso di questo ragazzino di 12 anni calabrese, disabile che è vittima, sì, a scuola di atti di bullismo e da 4 mesi senza insegnante di sostegno. Corbelli, com'è possibile questa cosa? Beh, io sinceramente quando ieri ho ricevuto queste mail sono rimasto anch'io molto molto sorpreso e preoccupato, al pari di questa ragazza che è la sorella di questo ragazzino disabile, e alla luce soprattutto di questo fatto recentissimo, di questo dramma di questa ragazzina, anche sì, lei dodicenne di Pordenone, che ha colpito tutti noi, veramente una cosa che poi grazie a Dio si è risolta diciamo bene, si è evitato queste tragedie. Assolutamente sono immediatamente intervenuto, perché qui bisogna che tutti quanti siano coinvolti, non solo, voglio dire, in questo caso la famiglia di questo giovane ragazzino disabile, ma i genitori anche degli altri compagni di scuola, gli insegnanti, il dirigente scolastico. Il mio appello è rivolto a tutti, certo, cioè noi dobbiamo fare veramente un'opera di sensibilizzazione per capire che ci deve essere nei confronti di ogni compagno di classe il rispetto. Se poi addirittura questo ragazzino è un disabile, questi vanno difesi, vanno amati, cioè, questo bisogna che con l'insegnamento che deve essere, cioè, questo. Ecco perché io oggi voglio, partendo da questo caso di questo ragazzino, io ho evitato di dire ovviamente, consentitemi, certo, potete immaginare, è di un paesino dell'Interland, il nome, tutto, assolutamente bisogna salvaguardare la privacy, certo, di questo ragazzino, però insomma chi deve capire deve sapere, ha saputo questa mattina, e soprattutto chi deve riflettere deve avere deve sentire il dovere di farlo. Ecco, noi dobbiamo intervenire prima. Ecco, l'opera di prevenzione mia di oggi è questa. Ho voluto, sì, denunciare questo perché intanto ho ricevuto questa richiesta di aiuto, ma soprattutto perché questo caso serva di esempio e di monito per tanti altri. Dobbiamo assolutamente scongiurare che possa succedere un fatto come è successo a Pordenone. Questo è il senso del mio intervento di oggi. Certamente, insomma, il bullismo purtroppo è diventato un fenomeno, anche il cyberbullismo, lo chiamiamo così adesso perché siamo in questo secolo, sì, e purtroppo la tecnologia ci mette anche lo zampino talvolta negativo. Soprattutto, esatto, in questa epoca, in questo particolare momento, questi nuovi mezzi di comunicazione, social, eccetera, come dire, aggravano un po' il fenomeno, e allora rendono soprattutto, come dire, questi ragazzine molto molto vulnerabili. Ecco Corbelli, scusami, tu sei... Sono indifese, e allora noi dobbiamo essere, e dico noi adulti, noi persone che abbiamo la possibilità di poter intervenire, dobbiamo essere molto vigili e molto attenti. Corbelli, scusami, stavo dicendo... Perché è credo in questo momento, alla luce, ripeto, di quando è successo, un fatto di strettissima attualità, certo, e soprattutto un fatto che può coinvolgere chiunque. Ma quello che volevo chiedere... Non solo le vittime, ma anche tutti gli altri. Franco, ti volevo chiedere, sei un attento osservatore anche insomma del nostro territorio, anche delle varie peculiarità, delle sfaccettature sociali, ma questo fenomeno del bullismo è in aumento a paragone se confrontato ad anni addietro, non so, quando noi eravamo giovani, è passato un bel po' di tempo purtroppo, io e te, diciamo una decina d'anni fa, va. Come puoi immaginare, non è facile rispondere alla domanda del genere. Diciamo che rispetto a un'epoca diversa, ecco, c'è un'attenzione mediatica maggiore, più forte, più immediata, e questo, come dire, rende il fatto forse più diffuso, più grave. Però ecco, noi non ne possiamo escludere, possiamo, come dire, negare che anche nel passato ci siano stati questi casi, magari in silenzio, magari non empatizzati e non diffusi, certo, mediaticamente. Una cosa è certa:
l'ho detto prima un attimo fa, Simone, e io sono d'accordissimo anche quello che dicevi tu, il fatto di questi nuovi strumenti moderni della tecnologia di comunicazione, e penso a questi, dicevo, social eccetera, rendono purtroppo questi ragazzi più vulnerabili, ma soprattutto questi fatti, secondo me, li accrescono, li rendono molto molto più, come dire, più gravi, certo, più diffusi. Ecco, questa la mia impressione è questa, non ho certamente dati oggettivi da confrontare, ma la mia impressione, la mia sensazione è questa. Certo, grazie mille a Franco Corbelli, insomma, noi segnaleremo. Grazie a voi, grazie Franco, grazie, una buona giornata.